Allora, buongiorno a tutti. Io mi presento, prima di tutto buongiorno e benvenuti. Io sono Luisa Grion, redattrice dell'Economia di Repubblica e sono qui come voi oggi per ascoltare la lezione del professore Raicetti. Dunque, il professore Raicetti è stato invitato perché è veramente uno delle nuove menti dell'economia statunitense e sicuramente il suo profilo è un profilo interessante per noi. Lui è arrivato dall'India all'America quando aveva 9 anni e la sua carriera è stata una carriera molto veloce, una velocità tumultuosa. A 23 anni praticamente era entrato con un dottorato di ricerca ad Harvard, poco dopo è diventato professore a Berkeley, poi di nuovo professore ad Harvard, uno degli professori più giovani nella storia di questa istituzione così importante, e adesso appunto insegna economia a Stanford. Allora, l'arrivo di Raicetti al Festival di Trento, che è legato ai luoghi e alla crescita, è più che mai opportuno perché della crescita Raicetti ha fatto il centro delle sue ricerche, mettendo in relazione quelli che sono appunto i modi, i luoghi della crescita e soprattutto le politiche che possono essere sviluppate in un paese sia a livello statale che a livello locale per far crescere una popolazione. Quindi l'economia declinata nella qualità della vita. Ed è un aspetto molto interessante questo che sicuramente ci riguarda anche in questa fase economica di crisi italiana ed europea. I suoi legami fra appunto scelte di politica economica e risultati nella vita delle persone hanno toccato diversi aspetti. Le sue ricerche sono partite per esempio studiando come il livello educativo nelle fasi proprio più basilari dell'educazione a livello di scuola elementare possono poi incidere nel ruolo, nella qualità della vita che un ragazzo una volta cresciuto potrà avere quando poi arriva ai 20-25 anni. Ma il profilo che ci interessa di più e che oggi appunto il professor Cetti ci spiegherà è legato ai legami che ci sono fra il reddito e la longevità. Sicuramente è facile pensare che chi più ha soldi meglio vive, no? Ha diritto alla possibilità di accedere cure più prestigiose, più buone, quindi sicuramente vive di più. Ma risolvere questo rapporto in maniera così semplicistica non va bene, non funziona proprio così. Cetti quindi ha dimostrato con i suoi studi che dipende moltissimo anche il luogo dove le persone vivono, le scelte politiche che vengono fatte da quelle amministrazioni. Sicuramente si parte da un dato abbastanza eclatante. Negli ultimi anni il gap in America, parliamo delle sue ricerche riguardano il territorio americano, il gap fra i più ricchi e i più poveri è aumentato. Oggi il 5% degli americani più ricchi vive mediamente 15 anni in più degli americani meno ricchi, 15 anni che diventano 10 per le donne. E questo gap è aumentato negli ultimi anni, dal 2000 in poi. Pensare quindi che però il legame fra reddito e longevità sia così ineluttabile sarebbe un errore. E guardando poi gli studi di Cetti viene da pensare che si potrebbe parafrasare quello che è l'incipit di Anna Karenina. I ricchi si assomigliano, ma ogni povero è povero a modo suo. Quindi in America, per esempio, il luogo dove vive un povero può essere una questione di vita o di morte, nel senso che ci sono alcuni luoghi, territori proprio, dove le persone con reddito scarso hanno la stessa possibilità di vita dei ceti medio-alti e altri luoghi dove invece le stesse persone hanno la stessa possibilità di vita dei paesi in via di sviluppo. Le scelte quindi economiche a livello locale incidono e cambiano e sarebbe anche interessante magari che il professore ci racconti se questo approccio ha trovato poi approdo nella politica americana e in questa campagna per le presidenziali così feroce. Pensare però che tutto si possa essere risolto a livello di Stati Uniti e che la cosa non ci riguardi solo come studiosi che vediamo dall'esterno sarebbe un errore, perché queste politiche, queste scelte sono più che mai legate a quello che sta succedendo in Europa e in Italia. Sicuramente per esempio la grande ondata migratoria cambierà la politica e la problematica delle città europee, ha già cambiato quella italiana. Non è un caso tra l'altro che proprio negli ultimi dati dell'osservatorio
della salute, per esempio, dimostrino come in Italia per la prima volta dopo tanti anni c'è stato un abbassamento della longevità media, no? Viviamo poco di meno rispetto a prima, rispetto al 2014, però questo poco di meno è misurato come una carenza nelle politiche appunto di prevenzione. Questo quindi è un problema che ci riguarda molto da vicino, come ci riguarda la diseguaglianza che appunto negli ultimi, nel rapporto Istat, come avrete probabilmente avuto modo di vedere, è aumentata la diseguaglianza, è diminuita la prevenzione. Ci si sta chiedendo che tipo di politica di welfare si possa fare a livello locale, a livello appunto pubblico, con un welfare pubblico che sta perdendo sempre più peso e un welfare locale che sta crescendo. Infatti si parla appunto di welfare aziendale, di welfare territoriale, di corpi sociali che dovranno farsi carico di questa mancanza di politica assistenziale che genera una così forte influenza poi sulla qualità della vita. Mi viene in mente appunto che un mio collega Roberto Mania ha appena fatto un'inchiesta sul sindacato e si è scoperto per esempio che il sindacato è sempre meno corpo politico e sempre più associazione che offre servizi, che va a coprire la mancanza di welfare che non c'è più a livello pubblico. Quindi ascoltare oggi quelli che sono le analisi sul territorio americano penso che siano per noi molto interessanti ed è per questo che molto volentieri cedo la parola al professore. Thank you very much. It's really a pleasure to be here in Trento at this very important and unique event. So I'm going to talk today about... Bene, buongiorno, grande piacere essere qui a Trento. Parlerò appunto del rapporto tra il reddito e l'aspettativa di vita, la vita media in America. Come diceva Luisa, tante implicazioni e ripercussioni anche per l'Italia, ci sarà modo poi di discuterne dopo nella sessione, magari nelle domande. Comunque cominciamo con i miei lucidi, con il mio PowerPoint. Allora, gli studi sull'ineguaglianza e la crescita nell'economia si concentrano tipicamente sulle misure per misurare il reddito, le entrate, la ricchezza, quindi io in questa conferenza mi concentrerò proprio sul reddito, su quante le persone hanno e come questo è cambiato nel tempo, però bisogna parlare non solo di ricchezza ma anche di longevità. Si sa ad esempio che il reddito più alto si associa con una vita più lunga sia dentro i paesi e in giro per il mondo. Ecco, è così, quindi anche dentro gli stessi paesi si sa che i ricchi tendono a vivere di più rispetto ai poveri. Quindi in questa mia presentazione cercherò di concentrarmi su due questioni: perché è così e perché c'è questa correlazione tra il reddito e la longevità, e vediamo soprattutto se possiamo cambiare e soprattutto i politici come cosa possono fare per migliorare la longevità. Quindi non ho risposte definitive, però vi mostrerò dei dati per convincervi e spero di darvi informazioni utili per risolvere questo problema sia negli Stati Uniti che anche in Italia. È un lavoro recente che ho fatto con vari coautori, che è stato pubblicato nella Journal of American Association alcune settimane fa, e in questo lavoro noi abbiamo utilizzato dei dati recenti che venivano dal fisco per dare un quadro complessivo del reddito e delle aspettative di vita negli Stati Uniti. Questa banca dati, diciamo, è più ampia di quanto non sia mai stato fatto in passato per lo studio, per il collegamento quindi tra reddito e aspettativa di vita. Abbiamo 1,4 miliardi di osservazioni e quindi comprendiamo tutta la popolazione americana, diciamo negli ultimi 15 anni, dal 1999 al 2014. E la lezione chiave che emerge da questa analisi, la cosa di cui vi parlerò nei dettagli, è che la geografia locale sembra essere molto importante nel determinare la
l'aspettativa di vita, in particolare per i poveri. Quindi il collegamento tra reddito e aspettativa di vita non è universale e che sia stabile in qualunque zona degli Stati Uniti, varia enormemente a seconda di dove la persona viva. E questo risultato abbastanza semplice ha delle conseguenze molto importanti, perché come migliorare la salute dei poveri, che tradizionalmente questo avveniva tutto a livello nazionale, invece può essere considerato anche a livello locale affrontare l'ineguaglianza. Allora questi dati suggeriscono che appunto che tutto questo si debba fare a un livello molto più locale, quindi i sindaci, le comunità possono veramente avere un impatto sulla salute, sulla longevità delle parti più svantaggiate della popolazione. Un lavoro che ho fatto con Andren, abbiamo studiato anche la mobilità sociale, quindi dati abbastanza simili, e lì cosa abbiamo scoperto? Cose molto simili a quelle di che vi dirò oggi per quel che riguarda la salute. Andren era qui l'anno scorso e ha presentato questo lavoro sulla geografia e la mobilità sociale, e in un certo senso si può pensare a questo mio lavoro come l'analogo per la salute del lavoro di Andren. Allora, prima di mostrarvi alcuni risultati, parlo dei dati e molto brevemente riassumo anche il metodo che sta alla base della nostra analisi. Quelli che sono interessati possono leggersi tutti i dettagli poi nel mio documento scritto. Quindi si misura la mortalità utilizzando i dati della sicurezza sociale e il reddito utilizzando a livello di nuclei familiari quello che sono le dichiarazioni dei redditi. Quindi per la maggior parte della nostra analisi l'abbiamo fatto per nucleo familiare, anziché misurare tutto in dollari l'abbiamo misurato in percentuale. Quindi per ciascun anno noi suddividiamo gli individui in base ai redditi rispetto a tutti gli altri che abbiano la stessa età e lo stesso genere, quindi tutti quelli che al momento hanno 40 anni negli Stati Uniti, diciamo tutti gli uomini, e poi li disponiamo da 1 a non so 4 milioni di persone per una certa fascia d'età negli Stati Uniti, e poi li mettiamo in ordine in base al reddito e poi li dividiamo in percentili, quindi reddito in percentili, e in base a questo facciamo la nostra definizione. Qui, utilizzando questi dati sul reddito e la mortalità, abbiamo calcolato i tassi di mortalità in base all'età e classe di reddito e genere, e poi percentuale, quindi del reddito ai 40 anni, quindi in base al tuo reddito ai 40 anni noi costruiamo una media sulla proiezione di vita, sempre in base al reddito. Quindi ci sono dei dettagli metodologici per stabilire esattamente come esattamente si fa questo lavoro, quindi ci sono dei modelli statistici che vengono utilizzati che fanno una stima della mortalità per le età più avanzate. Non vi darò qui tutti i dettagli, però ovviamente sono qui per rispondere alle vostre domande alla fine. Le stime vengono fatte con un aggiustamento per le differenze di longevità in base alle varie razze. Da lavori precedenti si sa che quelli di origine ispanica o di origine asiatica hanno delle aspettative di vita inferiori a quelli dei bianchi, e i bianchi hanno delle aspettative di vita inferiori rispetto ai neri. Quindi quando facciamo un confronto da una zona all'altra, soprattutto dove possono esservi frazioni diverse per le singole razze, dobbiamo anche tenere in considerazione tutte queste differenze sulle aspettative di longevità. Quindi tutte queste differenze razziali vengono prese in considerazione, quindi aspettativa di vita rapportata alla situazione in cui tutte le zone avessero la stessa distribuzione razziale. Allora, passiamo ai risultati e li divido in tre parti. Prima i dati a livello nazionale, quindi per tutti gli Stati Uniti, poi passo alle stime a livello locale, che sono proprio il centro dell'analisi, e poi i fattori predittivi delle variazioni a livello locale, cioè quali sono le cose che fanno sì che in determinate parti degli Stati Uniti i poveri sembrino vivere più a lungo e quali possono essere gli insegnamenti per cambiare le nostre politiche. Quindi iniziamo con la prima parte, andiamo a vedere i dati a livello nazionale, e inizio con questo grafico qui,
che fa vedere il rapporto che esiste tra l'aspettativa di vita e il reddito per uomini negli Stati Uniti. Quindi sull'asse orizzontale qui vedete il percentile di reddito da 1 a 100 e per darvi un'idea dell'ampiezza di questi percentili diciamo che 20 corrisponda a un reddito di circa $25,000, a 40 siamo a 47,000 e così via. E poi il cut-off per essere diciamo nell'1% più alto ecco, lì siamo a $2 million l'anno, quindi c'è diciamo una forcella molto ampia per quel che riguarda il reddito e l'abbiamo convertito su un asse. E poi in verticale l'aspettativa di vita, sempre per uomini di 40 anni, sempre su questo valore 100. E c'è un rapporto chiave tra reddito e aspettativa di vita, cioè i più ricchi vivono più a lungo di quanto non vivano gli americani più poveri. E la differenza è significativa perché se sei nell'1% più ricco arrivi fino a 87,3 anni per gli uomini e questo si rapporta invece a 72,7 per l'1% più povero. Ora, questo rapporto, noterete, è quasi perfettamente lineare per quel che riguarda appunto aspettativa di vita rispetto a percentile del reddito e questo è interessante perché avremmo potuto immaginare che oltre un certo livello di reddito non ci fosse più questo rapporto così stretto tra reddito e aspettativa di vita, ma anche quando sei oltre i $100,000, oltre i $200,000 c'è pur sempre questo rapporto fortissimo tra il reddito e l'aspettativa di vita. Quindi ritornando a quello che ha detto Luisa, beh, vuol dire cosa? Che i più ricchi possono pagarsi dei medici migliori oppure possono pagarsi delle cose che li fanno vivere più a lungo, ma il fatto che questa relazione sia così chiara anche ai livelli di reddito più alti mette tutto questo in discussione, perché quando sei oltre i 100 o i $200,000 l'anno probabilmente un aumento di reddito che ti faccia comprare un qualcosa che ti permetta di vivere di più sembra strano. Forse ci sono altre differenze che spiegano tutto questo e questo porta a un cambiamento nell'aspettativa di vita verso l'alto. Allora, per darvi un'idea dell'ordine di grandezza, questa differenza di 15 anni è utile avere un benchmark per fare i confronti. Quindi le differenze che vediamo qui negli Stati Uniti andiamole a vedere nelle differenze di aspettativa di vita nei vari paesi. Come è costruita questo grafico? Cioè ciascuna delle linee grigie rappresenta un paese e qui si fa vedere l'aspettativa di vita. Ci sono tutti i paesi del mondo elencati praticamente in questo grafico. In basso della distribuzione vedete il Lesotho, che è quello che ha l'aspettativa di vita minore, e al massimo abbiamo San Marino e ancora il Giappone in media. L'Italia è verso l'alto, però non è alto tanto quanto il Regno Unito o il Canada, ma ben sopra, non so, la Cina o la Libia. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo i dati per gli Stati Uniti come percentile di reddito, sempre su questa carta, e vedete gli uomini nell'1% più ricco degli Stati Uniti hanno un'aspettativa di vita più alta di quanto non le abbiano gli uomini di qualunque altro paese del mondo. Siamo a 87,3, quindi è superiore alla media di qualunque altro paese del mondo. Se invece andiamo a vedere l'1% più povero, il P1, ecco, vediamo che l'aspettativa di vita è molto vicina al Sudan e al Pakistan, quindi anche all'interno degli Stati Uniti c'è questa differenza enorme per quel che riguarda l'aspettativa di vita. Diciamo che c'è il percentile più povero che ha un'aspettativa di vita simile a quella del Sudan o del Pakistan. Questo vi dà un'idea della variazione e quindi delle differenze paradossali che ci sono in America. Allora, andiamo a vedere adesso la situazione delle donne. In rosso gli stessi pattern anche per le donne, cioè un aumento fortissimo, qui vedete questo rapporto tra reddito e aspettativa di vita, però la linea è un pochino più è un pochino meno diciamo in pendenza. Qual è la conseguenza, che è abbastanza interessante, che non si era mai vista prima? È che praticamente la differenza di aspettativa di vita tra uomini e donne varia
tantissimo nei vari gruppi, quindi sappiamo benissimo che le donne tendono a vivere più a lungo in media degli uomini, però come vedete da questi dati questo è molto più vero nelle donne a basso reddito rispetto a quelle ad alto reddito, cioè tra le ricche c'è un vantaggio inferiore e invece in basso vediamo questo gap è di gran lunga superiore, quindi le donne quindi sembrano essere più resistenti di fronte alla povertà di quanto non siano gli uomini, quindi quando arriviamo ai redditi più bassi sembra esservi un qualcosa nella natura delle donne o delle differenze genetiche nella donna che fa sì che le donne hanno comunque un vantaggio di sopravvivenza, cioè il calo non è forte come avviene nelle classi più povere per gli uomini. Allora sono questi i pattern più o meno a livello nazionale, questa così è una fotografia dei dati. La seconda cosa è andare a vedere come questi pattern cambino nel tempo, cioè l'ineguaglianza aumenta col tempo, allora come questa ineguaglianza si rapporta alla salute delle persone, e quindi passiamo a questo grafico. In questo grafico vediamo le aspettative di vita per anno per i quattro quartili, quello più in basso che vedete in blu fino al massimo che è quello che vedete in giallo, in arancio, e vedete che l'aspettativa di vita, che qui cominciamo con gli uomini per anno e partiamo dal 2001 fino al 2014 per ciascuno di questi quartili di reddito, qui vedete quelli più in basso sono quelli in blu e qui vedete che c'è un aumento nell'aspettativa di vita che equivale solo allo 0,08 annualmente, che è minimo rispetto all'aumento che vediamo in alto, dove l'aspettativa di vita è 0,2 ogni anno, quindi stiamo parlando sempre dal 2000 a oggi, quindi l'aspettativa di vita degli americani più ricchi è aumentata di circa 3 anni, vedete qui i valori, invece l'aspettativa di vita degli americani più poveri è aumentata soltanto di 0,8, quindi 1,2. Cosa significa? Vuol dire che le differenze in aspettativa di vita stanno aumentando costantemente col passare del tempo, nel senso che l'ineguaglianza aumenta, la ineguaglianza per quel che riguarda l'aspettativa di vita aumenta col passare degli anni. Vedete qui gli aumenti sono molto superiori in alto, vedete questa linea gialla, di quanto non siano in basso nella linea blu, quindi c'è un aumento della diseguaglianza col passare degli anni. Questa è un'immagine un pochino più dettagliata, qui riprendiamo le pendenze, le slopes delle linee che vi facevo vedere prima, quindi 0,8 eccetera, e adesso queste tendenze, questi trend li stiamo esaminando separatamente per ogni ventile, quindi abbiamo questi gruppi e cambiamenti annuali nell'aspettativa di vita, è quello che si vede qui. Iniziamo sempre con gli uomini, allora andiamo a vedere gli americani più poveri, quindi siamo al 5% più povero. Praticamente qui non ci sono stati cambiamenti negli ultimi 15 anni per gli uomini più poveri, invece per gli uomini più ricchi, come abbiamo visto prima, l'aspettativa di vita è aumentata ogni anno dello 0,2, questo vuol dire 3 anni di recupero negli ultimi 15 anni. Stesso pattern anche per le donne. Qui vedete in basso nessun recupero, invece un recupero fortissimo in alto, quindi questo rafforza l'idea che non solo ci sono dei divari in partenza per quel che riguarda l'aspettativa di vita, ma anche che questi divari stanno aumentando col passare degli anni, cosa direi abbastanza preoccupante. Allora, questo vi dà così un'immagine a livello nazionale, però adesso ecco questo quadro certo vi dà delle informazioni, però in un certo senso sono incompleto, addirittura fuorvianti. Perché? Perché pare che i pattern che vi ho fatto vedere prima di questi grossi gap, quindi questa crescente disuguaglianza nell'aspettativa di vita, non è un fenomeno uniforme in tutti gli Stati Uniti, nel senso che ci sono molte parti del paese in cui vediamo dei pattern completamente diversi e direi anche più incoraggianti, nel senso che i poveri sembra che non vadano troppo male. Allora iniziamo con questo grafico, anche questo ritorna al rapporto tra livello di aspettativa di vita e reddito.
reddito, quindi stesso tipo di grafico, esattamente come quelli che vi ho fatto vedere all'inizio, però adesso questi dati vengono suddivisi per quattro grosse città degli Stati Uniti: New York, San Francisco, Dallas e Detroit. E iniziamo sempre con gli uomini e vediamo aspettativa di vita rapportata al reddito del nucleo familiare, con questi divari sempre di 5 percentili. E vediamo qui un pattern che è chiaro. Allora, se sei ricco, quindi se sei alla destra di questo grafico, l'aspettativa di vita non cambia fondamentalmente ovunque tu viva. Siamo intorno agli 87 anni circa, e questo indipendentemente che tu viva a New York oppure a Detroit. Invece, se arriviamo ai più poveri, ecco, l'aspettativa di vita per gli uomini più poveri di New York è sempre intorno agli 80 anni, mentre invece gli uomini più poveri di Detroit sono a 74, quindi una differenza di 6 anni. Ora, per darvi un benchmark, cioè per dirvi che cosa vuol dire 6 anni di differenza come aspettativa di vita, un confronto utile è pensare che il Center for Disease Control degli Stati Uniti dice che se noi eliminassimo il cancro, cioè se vincessimo la guerra contro il tumore, aumenteremmo l'aspettativa di vita negli Stati Uniti di 3,2 anni, quindi questo gap di 6 anni equivale a una cosa che è quasi il doppio del cambiamento di aspettativa di vita qualora riuscissimo ad eliminare completamente il tumore come causa di morte. È come se quelli che stanno a New York non avessero più nessuna probabilità, i più poveri, di morire di tumore, e questo moltiplicato per un fattore pari quasi a 2. Andiamo a vedere il pattern di New York e San Francisco dei poveri rispetto ai ricchi. Vedete che è molto più piatto, cioè il gap è di gran lunga inferiore per New York e San Francisco tra poveri e ricchi. Invece a Detroit la differenza è enorme. E la stessa cosa vale per le donne, vedete praticamente lo stesso fenomeno. In alto non ha molta importanza dove si viva, mentre invece per i più poveri la separazione è enorme. E per New York e San Francisco il pattern femminile è straordinario. Per gran parte della distribuzione del reddito la relazione, diciamo, che è quasi piatta, cioè quelle con reddito più alto non hanno una grossissima variazione per quel che riguarda l'aspettativa di vita. Cosa abbastanza straordinario, perché la media nazionale è di 15 anni di differenza, quindi cerchiamo di capire questo, cioè cosa succede a New York, cosa succede a San Francisco che permette ai poveri di vivere più a lungo. Questo, insomma, pensare a queste cose potrebbe aiutarci a migliorare la longevità, ed esattamente ciò di cui vi parlerò nella terza parte della mia relazione. Qui vabbè, sono solo alcune città degli Stati Uniti. Passo successivo, i dati per tutto il paese, e qui ecco, nella parte più bassa della distribuzione del reddito, quindi per i più poveri, qui vedete zone di commuting, sono un po' le aree metropolitane, quindi si divide il paese in 740 aree, che sono aree così comunitarie. Vedete l'aspettativa media per i più poveri, e questo suddiviso per queste aree. Tanto più chiare sono le aree, sono quelle che hanno, diciamo, il livello di aspettativa di vita più alto. Vedete cosa succede a San Francisco, a New York, localizzate un po' dove sono, e qui siamo oltre il 78,2 anche per i più poveri, mentre invece nei colori più scuri l'aspettativa di vita per i poveri, ad esempio nelle parti centrali del paese come l'Ohio, hanno un'aspettativa di vita che è addirittura al di sotto dei 74, quindi c'è una variazione geografica veramente enorme in tutti gli Stati Uniti. Una caratteristica interessante di questa cartina, che forse chi conosce gli Stati Uniti può trovare abbastanza sorprendente, è che il sud non va poi tanto male per quel che riguarda l'aspettativa di vita dei poveri, e in molti stati diciamo che i risultati sociali e di sanità, da alcune analisi sembra che il sud vada peggio del resto del paese, però questo non viene confermato da questa carta. Cosa significa? Ma perché qui stiamo parlando di aspettativa di vita collegata al basso reddito, perché se invece considerassimo soltanto l'aspettativa di vita in tutti i gruppi di reddito, che è quello che vedete nella prossima cartina, qui vedete che il sud è messo molto peggio.
peggio di quanto non sia il resto del paese. Quindi quello, cosa succede in effetti? Il Sud ha molti più poveri di quanto non ne abbia il resto degli Stati Uniti, cioè il reddito medio è più basso nel Sud di quanto non sia nel resto del paese, e quindi come conseguenza l'aspettativa di vita media nel Sud è comunque più bassa che non nel resto del paese, perché sappiamo benissimo che dei redditi più bassi sono associati a un accorciamento della vita. Però quando rapportiamo al reddito, quindi consideriamo i poveri del Sud, i poveri del Sud non hanno un'aspettativa di vita particolarmente bassa, quindi i bassi livelli di aspettativa di vita che vediamo nel Sud degli Stati Uniti non sono dovuti a un'assistenza sanitaria collegata al reddito, hanno un basso livello di reddito, però a parità di livello di reddito diciamo che l'assistenza sanitaria non se la cava peggio che non in altri posti. Ecco perché è interessante guardare queste variazioni regionali, variazioni come livello di reddito anziché mettere insieme tutti i redditi, perché altrimenti l'effetto del reddito viene confuso con differenze di altro genere. E rivediamo la stessa cosa anche per le donne. Vedete qui l'aspettativa di vita per le donne, vedete qui il quartile più basso della distribuzione del reddito, e anche qui vedete che al Sud non va troppo male. Ecco, i colori sono abbastanza chiari nel Sud rispetto al resto del paese, ma anche qui se noi mettessimo insieme tutti i gruppi di reddito e parlassimo soltanto così di aspettativa di vita, il Sud avrebbe dei risultati molto peggiori del resto del paese. Quindi è stesso pattern di quello che abbiamo visto per gli uomini. Nella cartina grande non è facile vedere tutte le città dell'America. Vedete qui la lista delle 10 città che hanno l'aspettativa di vita più lunga per i poveri, e invece a destra quelli che hanno l'aspettativa di vita più bassa. La numero uno è New York, che ha l'aspettativa più alta per gli americani poveri, poi ci sono tanti posti in California, Miami, in Florida, eccetera. Invece a destra vediamo i posti in cui l'aspettativa di vita per i poveri è la più bassa, sono queste città del Midwest come Detroit, come Cincinnati, come Indianapolis, insomma erano zone industriali dove c'era l'industria manifatturiera degli Stati Uniti. Sono queste le città che hanno l'aspettativa di vita più bassa. Ok, now I've been focusing on... Ora io mi sono concentrato su queste zone metropolitane ampie, sulle variazioni, che ne so, New York rispetto a Detroit. Quello che vi voglio mostrare adesso è che c'è una variazione locale molto più ampia. Prendiamo ad esempio New York City e la suddividiamo in varie contee, per cui raffrontiamo Manhattan con Queens, Brooklyn, Bronx, eccetera. Si continuano a vedere sostanziali variazioni dell'aspettativa di vita, della longevità. Invece nei colori più chiari, ad esempio Manhattan, c'è un'aspettativa di vita che supera gli 80 per i poveri, però al di sotto dei 78-77 nei sobborghi. Per cui bisogna tenere presente questo quando guardiamo i dati, per cui quelli che vivono più vicino al centro città hanno un'aspettativa di vita più alta tendenzialmente rispetto a quelli che vivono nelle zone più periferiche. Perché questo? Ma rimane da comprendere, non è chiaro, però di sicuro è un pattern molto coerente che troviamo quando andiamo a vedere i dati di queste città. E adesso passerei alle tendenze nell'aspettativa di vita nelle varie zone. Anche qui vi ho dato un'istantanea con livelli medi dell'aspettativa nei posti. Vediamo però la variabilità nel tempo in varie zone degli Stati Uniti e comincio con alcuni esempi. Ad esempio cominciamo con Silicon Birmingham, Alabama, quindi sud degli Stati Uniti. Birmingham è un caso interessante perché se si fa un diagramma dell'aspettativa di vita annuale per gli americani più poveri, qui vedete ovviamente uomini e donne nel quartile più basso, ci sono aumenti dell'aspettativa di vita per gli americani più poveri a Birmingham. Questi aumenti di circa da 0,2 a 0,3 anni annualmente sono cambiamenti maggiori rispetto ai cambiamenti visti per i ricchi, per cui a Birmingham i poveri guadagnano aspettativa di vita come i ricchi. Invece
D'altro canto c'è un dall'altra parte a Tampa, Florida, o vedete un modello completamente contrario all'opposto. Quindi questo grafico cosa vi mostra? Vi mostra che i pattern che abbiamo visto prima, dove non cambiava molto il pattern per i poveri, invece c'è una variabilità enorme in certe zone, cioè in certe zone dell'America dove i poveri vanno bene quanto i ricchi, come Birmingham, invece altre zone dell'America dove l'ineguaglianza aumenta e i poveri fanno passi indietro in termini di aspettativa di vita e hanno vite più brevi nel tempo. Ecco perché è così importante disaggregare i dati per zone geografiche, perché la stessa, perché non c'è una storia, una narrativa che vale per tutte le zone degli Stati Uniti. Ora, quest'altra mappa vi mostra le tendenze dell'aspettativa di vita nei vari stati degli Stati Uniti d'America. Per ogni stato abbiamo calcolato il cambiamento annuale dell'aspettativa di vita, concentrandoci di nuovo sugli uomini nel quartile più basse. In verde ci sono i posti che hanno avuto guadagni più alti, in rosso i posti che hanno invece avuto declini, cali dell'aspettativa di vita negli ultimi anni. E di nuovo i punti di cui ho già parlato, in tanti stati vedete c'è il verde scuro che è un aumento dell'aspettativa fino a 3 anni, posti nella costa, nella East Coast e poi posti della California eccetera. E poi ci sono altre zone nel centro del paese soprattutto e poi in New Mexico, la Florida eccetera, dove l'aspettativa di vita è diminuita nel tempo. Se andiamo a vedere invece le donne, lo stesso pattern, quindi calo dell'aspettativa di vita in Florida e in Oklahoma eccetera, vedete in rosso. E poi di nuovo nella mappa non si vedono le città, vediamo qui le città dove ci sono i principali aumenti e i principali cali. Toms River, New Jersey, è la spiaggia di New Jersey vicino a New York, e poi Birmingham, Alabama, al secondo posto tra le top 10. E poi Cincinnati, Gary, Indiana, eccetera. Invece dall'altra parte i cali, molti posti in Tennessee, Florida, dove l'aspettativa di vita negli ultimi 15 anni è diminuita fino a 2 anni per gli americani più poveri. Quindi differenze sostanziali nelle varie grandi città degli Stati Uniti. Adesso nel tempo che mi rimane, passo alla terza parte, allora... Che cosa sta alla base di queste variazioni dell'aspettativa di vita nelle zone e che cosa possiamo imparare dal punto di vista proprio politico da queste differenze? Allora, cerchiamo di caratterizzare le caratteristiche delle zone che hanno appunto alta e bassa aspettativa rispetto al reddito e poi andremo a misurare un po' il comportamento in termini di salute, ad esempio il tabagismo, l'esercizio fisico, l'obesità, e poi ci chiederemo: questi posti dove vediamo il comportamento dei poveri si correlano con differenze ad esempio nei comportamenti che riguardano la salute? La risposta è che c'è una correlazione fortissima tra l'aspettativa di vita e le differenze nel comportamento relativo alla salute. Vi posso mostrare delle correlazioni proprio su questo lucido tra l'aspettativa di vita media tra gli uomini e le donne, anche perché qui non c'è molta differenza tra i due generi. Correliamo poi l'aspettativa di vita per gli americani poveri con vari settori, cominciando dai comportamenti relativi alla salute, e ogni punto uno vi mostra la grandezza di correlazione che stimiamo e la linea vi mostra l'intervallo di confidenza che rappresenta l'incertezza statistica in realtà. Cominciamo quindi col gruppo dei fumatori, vediamo che c'è una correlazione di -0.7, alta correlazione, i posti dove si fuma di più, con più tabagismo, hanno un'aspettativa di vita più bassa, i posti dove c'è tanta obesità hanno una bassa aspettativa di vita e i posti dove c'è molto esercizio fisico invece la vita si allunga. Queste correlazioni sono fortissime e sono motivate, le possiamo vedere qui visivamente sulla mappa degli Stati Uniti. Di nuovo, questa mappa colorata vi mostra i tassi di tabagismo per zona, per le persone nel più basso quartile, per i poveri, i più poveri, e vedete che questa mappa è praticamente identica alla mappa dell'aspettativa di vita che vi ho mostrato prima. Vedete che il
rosso scuro al centro degli Stati Uniti, il sud va un po' meglio andando a vedere la West Coast, la California e i paesi vicini, il Nevada eccetera, c'è un tasso di tabagismo più alto in California rispetto al Nevada, esattamente quello che avevo detto per l'aspettativa di vita per i poveri in California in realtà è più alta rispetto al Nevada eccetera. Ecco perché c'è una correlazione forte tra il tasso di tabagismo e l'aspettativa di vita. In generale possiamo dire che i comportamenti che riguardano la salute si ripercuotono direttamente sulla longevità. E questo porta naturalmente al quesito, ovvero che cosa spinge avanti, non sono che cosa spinge le variazioni di longevità, ma anche di comportamenti sulla salute. Perché in alcuni posti si fuma di più? Perché mangiano peggio? Perché fanno o non fanno attività fisica, eccetera? Ora ci sono tante teorie al riguardo, gli economisti, i sociologi, i medici, i ricercatori nel campo sanitario si sono posti questi quesiti e ci sono tanti fattori che entrano in gioco. Io mi voglio concentrare su quattro teorie che sono state discusse nella letteratura. La prima sono le differenze nell'assistenza sanitaria, sistemi sanitari. Un'ipotesi molto naturale, ne ha parlato anche Luisa nell'introduzione, forse i ricchi hanno accesso a un'assistenza sanitaria migliore rispetto ai poveri e poi in certi paesi c'è un'assistenza migliore, un migliore accesso a medici più bravi, ad ospedali migliori, eccetera. Una seconda ipotesi riguarda le differenze nei vari fattori ambientali, magari alcune zone sono più inquinate e forse quell'inquinamento si ripercuote molto di più sui poveri che vivono, che ne so, vicino alle fabbriche inquinanti, eccetera. Terza ipotesi molto interessante in letteratura ed è quella che ha ricevuto la maggiore attenzione in assoluto, è l'idea secondo cui la diseguaglianza di reddito potrebbe spiegare varie variabilità nella longevità. Ci sono stati tanti studi, soprattutto uno inglese di Marmet, che ha dimostrato che quelli che sono più in basso nella gerarchia della distribuzione del reddito avevano un'aspettativa di vita più breve. Questo ha portato a tanti studi in letteratura dove si è visto che in certi paesi, in certe zone, dove c'è più diseguaglianza di reddito c'è anche meno longevità, per cui ridurre la diseguaglianza potrebbe alla fin fine migliorare la longevità. Questa è una teoria di raffronti relativi: se si vive in una società dove tanti sono ricchi si può essere però anche più stressati, più sotto pressione, questo si ripercuote negativamente sulla salute e accorcia la vita. E poi c'è una quarta teoria che è quella del declino economico in zone dove aumenta la disoccupazione, licenziamenti di massa, chiusura di industrie, si perdono i lavori, c'è declino economico, lì l'aspettativa di vita può diminuire, per cui dobbiamo riflettere su queste quattro teorie, vedere che forza, che potere hanno, correlando la nostra misurazione dell'aspettativa di vita per gli americani poveri con le misurazioni di ognuno di questi fattori. Voglio sottolineare, prima di mostrarvi i risultati, che ovviamente tutta questa analisi è su base correlazionale, non conosciamo le cause e gli effetti di tutti questi fattori, perché non stiamo manipolando direttamente dati sperimentali, eccetera, però tutto ciò va visto come un primo passo, come un primo approccio per valutare. Sembra comunque che ci sia una correlazione con questi fattori, ecco perché ce ne dobbiamo occupare se vogliamo arrivare a spiegare le differenze nelle aspettative di vita nei vari posti. Cominciamo allora con l'assistenza sanitaria, vi voglio mostrare i dati esattamente come prima, facendo un diagramma con le correlazioni tra l'aspettativa di vita in varie zone per la qualità dell'assistenza sanitaria. Allora, primo, il gruppo di persone che hanno l'assicurazione sanitaria. Sapete che in America non c'è l'assistenza sanitaria universale, per cui certi hanno l'assicurazione, certi no, molti sono privi di assicurazione, grande variabilità. Quindi l'accesso all'assistenza sanitaria potrebbe essere un fattore per cui un tasso alto di assenza di assicurazione si correla negativamente con l'aspettativa di vita media per i poveri. In realtà si vede che c'è in realtà nessuna correlazione tra il tasso di copertura assicurativa e la longevità, l'aspettativa di vita. Altre misurazioni dell'accesso all'assicurazione, ad esempio l'accesso o la spesa tramite Medicare per persona oppure in
l'indice per la qualità per l'assistenza in acuta sulla base della mortalità intraospedaliera, oppure un indice che riguarda la prevenzione, non so, le donne che fanno mammografie o i diabetici che vengono seguiti regolarmente. Vediamo, tutte queste cose però non hanno un'associazione diretta con le differenze nell'aspettativa di vita per zona. Almeno le associazioni sono estremamente deboli rispetto alla prima categoria del comportamento per la salute. Pensando a questi dati si può dire molto chiaramente che le differenze in aspettativa di vita per i poveri nelle varie zone degli Stati Uniti sono più facilmente spiegabili con le differenze di comportamento più che nell'accesso ad una buona assistenza sanitaria. Non per dire che l'assistenza sanitaria non conti o non c'entri, ma per spiegare almeno la grande variabilità che vediamo. Prima di tutto sembra contare il comportamento molto di più che l'assistenza che l'accesso all'assistenza. Parliamo adesso dei fattori ambientali, molto difficili da misurare, ci sono tante fonti di inquinamento che si ripercuotono sulle persone e sulla loro salute. Comunque abbiamo cercato di misurare la qualità dell'ambiente e lo abbiamo fatto in modo diverso. Abbiamo avuto l'idea che ovviamente le città dove c'è una segregazione residenziale, forse lì l'ambiente fisico per i poveri potrebbe essere diverso rispetto all'ambiente dove vivono i ricchi. Se ricchi e poveri vivono lo stesso posto, ovviamente non c'è una differenza dell'ambiente. E come spiegare allora le differenze nell'aspettativa di vita? Invece nelle città più segregate probabilmente ci sono fattori ambientali che hanno un ruolo più forte. Ovviamente i poveri di solito vivono in un ambiente segregato e peggiore dal punto di vista dell'inquinamento. Per cui bisogna chiedersi quindi il livello di segregazione residenziale, come questo si correla con la longevità. E di nuovo abbiamo trovato un'associazione piuttosto debole anche qui. Le città più segregate casomai hanno una longevità più alta per i poveri e un gap minore tra ricchi e poveri, quindi non c'è un'evidenza diretta che in questi luoghi dove c'è segregazione che possa spiegare le differenze dell'ambiente fisico per spiegare perché i poveri vivano di più a lungo che in altri posti. Il prossimo fattore di cui parlerò è questa teoria della ineguaglianza, cominciando dal primo punto, questo indice Gini. Vediamo che non c'è un'associazione significativa tra il livello di diseguaglianza in quella zona e il livello medio di aspettativa di vita per i poveri, per cui per le persone secondo questi studi di letteratura è sorprendente, perché visto che ci sono stati almeno 100 paper in letteratura che hanno documentato che c'è una correlazione forte tra i livelli di diseguaglianza e i livelli di aspettativa di vita. Perché troviamo invece un risultato molto diverso qui? Ma di nuovo questo ha a che vedere col fatto che ci concentriamo sul livello di reddito, sui più poveri quando andiamo a misurare l'aspettativa di vita. E quindi passiamo a quest'altro grafico con i puntini a livello nazionale per i maschi, per gli uomini, l'aspettativa rispetto al reddito, ma anziché mettere il percentile di reddito sull'asse delle X, mettiamo il livello di reddito, il livello medio di reddito in dollari. Ricordatevi che con i percentili avevamo visto una correlazione quasi lineare, invece andando a vedere il reddito in dollari sull'asse delle X c'è una relazione molto più concava. Perché? Perché la distribuzione di reddito ha una forcella molto molto ampia, quindi c'è una differenza enorme rispetto dal 90° al 99° percentile. Ora, visto che questa correlazione è concava, per cui chi ha meno dollari ha anche una longevità minore, bisogna correlare la vita media con l'ineguaglianza. Tanti studi lo hanno fatto, meccanicamente si troverà che i posti che hanno più diseguaglianza hanno un'aspettativa di vita media più bassa, quindi un posto con più diseguaglianza avrà più persone
a sinistra di questo grafico, e per cui si perde aspettativa di vita quando si va verso il basso e si ottiene aspettativa di vita quando si hanno tante persone in alto. Comunque la vita media sarà più bassa, questa è una conseguenza meccanica del fatto che ci sono introiti più bassi. Quello che abbiamo cercato di fare invece è diverso. Abbiamo detto: prendiamo una persona che guadagna $50,000 all'anno, quindi che sta abbastanza bene nella distribuzione di reddito. L'aspettativa di vita di quella persona come si correlerà con la quantità di diseguaglianza in quella zona? Abbiamo trovato che non c'è una vera correlazione una volta che riesce a correlare per il reddito di quella persona. Ci sono studi che hanno cercato di farlo, però non avevano buoni dati sul reddito di ogni persona, per cui, tornando a quest'altro lucido, abbiamo detto che non c'è una correlazione forte tra le diseguaglianze e l'aspettativa di vita, almeno non sembra che gli americani poveri che vivono in città dove c'è tanta diseguaglianza in realtà vivano meno, non c'è questa prova. E c'è un effetto causale che è importante dal punto di vista politico, perché bisogna ad esempio combattere la diseguaglianza lavorando su una migliore ridistribuzione, però forse questo non si ripercuote sull'aspettativa dei poveri. Si possono poi usare altre misurazioni per vedere come una società sia socialmente coesa, tra quanta diseguaglianza ci sia una società, e poi altre misure come indici sul capitale, sugli introiti, eccetera, però che non si correlano assolutamente tanto con la vita media. L'ultima teoria sono le condizioni del mercato del lavoro, il declino economico, quello che dicevo prima, le zone in crisi. Lì l'aspettativa di vita è più bassa nelle zone dove c'è tanta disoccupazione, dove c'è stato calo della popolazione, dove ci sono state meno adulti che lavorano, eccetera. Anche qui non si trova una relazione forte, non c'è una correlazione con i tassi di disoccupazione e con l'aspettativa di vita media per i poveri, per cui le quattro teorie che abbiamo studiato in realtà non ci aiutano a confermare la nostra teoria in senso correlazionale. Allora, abbiamo guardato ai dati in modo diverso. C'erano queste quattro ipotesi, hanno detto non spiegano quello che stiamo vedendo e a cui stiamo assistendo. Allora cosa spiega le differenze nell'aspettativa di vita? Quali sono le più forti correlazioni che possiamo trovare? E questo è il grafico che spiega un po', il nostro quesito, ovvero la longevità per gli americani poveri e a seconda delle zone. Allora, la frazione di immigranti in una zona, ad esempio, il costo della vita in una zona, la spesa dei governi locali, la densità di popolazione e la percentuale di laureati, cioè quanto è alto il livello di acculturamento. Torniamo agli esempi di New York e San Francisco, ovviamente sappiamo lì i poveri hanno un'aspettativa di vita più lunga. Queste due città rispecchiano pienamente questo lucido, appunto. Sono città costose con tanti migranti, con un costo della vita alta, sono città liberali, con una spesa locale dei governi locali molto alte, c'è alta densità abitativa, sono città metropolitane molto grandi, però con alto livello di cultura, con un alto tasso di laureati, eccetera. Quindi questo grafico dimostra che il modello New York o San Francisco è quello che vale in generale, cioè la società ricca, istruita, urbana, metropolitana ha una longevità maggiore anche per i poveri. Questo vi potrà in parte sorprendere, perché magari ci si poteva aspettare che vivere in una città costosa come New York o San Francisco in realtà potesse essere nocivo per un povero, perché anzi lì uno diventa forse più povero della media, però invece il pattern dimostra che avviene il contrario. Ad esempio, quelli che guadagnano $25,000-$30,000 hanno un'aspettativa di vita maggiore se si vive a New York o San Francisco piuttosto che vivere in un posto molto meno caro come Cleveland o Detroit. Stranamente, ma è così. E questo sembra spiegare la variabilità tra zone. E soprattutto nelle città, appunto in queste città come New York, i più poveri vivono più a lungo. Ora, il quesito adesso è: perché accade questo? Perché è così?
perché riscontriamo che vivere in zone urbane molto istruite si correla ad una vita più lunga per i poveri. Non conosciamo la risposta a questo quesito, anzi questo è il quesito chiave su cui continuare a ricercare. Posso fare delle speculazioni su alcuni meccanismi potenziali. Una possibilità è che ci sia una ripercussione, un passaggio dai ricchi ai poveri. Ad esempio, quando uno vive in una zona dove vivono tanti ricchi, ci sono delle norme, delle regole, ad esempio il divieto di fumare in tutti i luoghi pubblici, negli uffici, oppure un modo di mangiare più salubre, per cui i comportamenti dei ricchi si applicano anche ai poveri, oppure in una comunità liberale dove i governi locali spendono molto ci sono buoni programmi per la salute pubblica. Ad esempio a San Francisco c'è un programma ottimo per ridurre, che ne so, l'incidenza di HIV, c'è molta sensibilizzazione anche nei confronti dei poveri. Una possibilità proprio che si benefici direttamente dai programmi pubblici più presenti nelle grandi città. E poi vivere accanto a una popolazione ricca, i ricchi di solito si curano di più, mangiano in maniera più sana, fanno attività fisica regolarmente, e questo automaticamente vale anche per i poveri. Oppure non è l'effetto del luogo, bensì sul tipo di persona di persone che vivono in queste zone. Gli americani poveri che vivono a San Francisco forse sono diversi dagli americani poveri che vivono in altre zone del paese, e questo probabilmente può spiegare le differenze anche nei comportamenti sulla salute, eccetera. Allora, noi non sappiamo quali di queste cose accadono, sarà interessante studiare, discriminare, trovare le differenze. Adesso vado lentamente a concludere, riassumendo quello che abbiamo imparato qui. Abbiamo trovato che la diseguaglianza nell'aspettativa di vita è enorme e purtroppo è in aumento negli Stati Uniti, probabilmente modelli simili valgono anche per l'Italia e per altri paesi dell'Europa. Però, e questo è importante e in una prospettiva positiva, i dati dimostrano chiaramente che questi cambiamenti, questi gap non sono immutabili permanentemente, li possiamo cambiare. Ci sono alcune zone degli Stati Uniti, come ad esempio New York e San Francisco, che hanno piccoli gap nell'aspettativa di vita, piccole differenze tra ricchi e poveri invece, e zone degli Stati Uniti dove queste differenze diminuiscono nel tempo, come ad esempio Birmingham, Alabama. Cosa vuol dire questo? Questo mi fa dire che ridurre le disparità di salute probabilmente richiede di insistere sulle politiche locali, quindi anziché chiederci come migliorare la salute dei poveri in generale, dovremmo chiedere come migliorare la salute dei poveri in certe città, laddove le cose non vanno bene, come Detroit o Las Vegas, dove abbiamo dei risultati molto molto negativi per i poveri. Viste le correlazioni che abbiamo tra queste differenze nell'aspettativa di vita e dei comportamenti della salute, io suppongo che qualunque soluzione politica che possa avere un effetto dovrà basarsi sui cambiamenti comportamentali e bisognerà cercare di lavorare sui comportamenti della salute. Migliorare l'assistenza sanitaria sarà utile, però sarà invece proprio l'assistenza che cambierà il comportamento, non per forza l'avere un'assistenza eccellente. A livello locale ci sono altre implicazioni importanti, ma non sono localmente, anche a livello centrale. Il fatto che queste tendenze le vediamo per i ricchi e per i poveri in tante zone fa sì che servano anche cambiamenti federali proprio per tutti gli Stati Uniti, sempre a livello fiscale, a livello di assistenza sanitaria. Questo potrebbe cambiare sulla progressività del nostro problema. Ad esempio bisognerà lavorare sul bilancio, che ne so, aumentando l'età della pensione man mano che aumenta la longevità. Però bisogna tenere presente che far questo può ripercuotersi negativamente più sui poveri che sui ricchi, per cui ogni qualvolta si fa un cambiamento politico bisogna sempre tenere presente come questo si ripercuoterà sulle varie fasce di reddito e sulle varie zone geografiche del paese. E per concludere, la speranza è che le statistiche che abbiamo costruite qui e che abbiamo
rese pubbliche anche su un sito internet e che tutti possono scaricarsi le statistiche che vi ho dimostrato anche per condea, per gruppo di età, per vari fattori. Speriamo che questo sarà usato come uno strumento per monitorare i progressi locali, per individuare le soluzioni che possono essere utilizzate per migliorare i comportamenti della salute e l'aspettativa di vita. Io ho parlato molto di Stati Uniti, ovviamente spero che alcune delle lezioni degli Stati Uniti si applichino anche per l'Italia, però esistono sicuramente dati fiscali, statistiche analoghi anche per l'Italia. Stamattina ne ho parlato con Tito Boeri, ci sono dati molto simili anche in Italia e sarebbe davvero straordinario costruire statistiche come quelle che abbiamo usato per gli USA, farlo per l'Italia in modo che possiate monitorare in quale zone si sta meglio, quali zone hanno bisogno di migliorare e quali politiche potrebbero fare la differenza. Vi ringrazio. Grazie al professor Cetti, le sollecitazioni che ci ha dato sono molte. Io vi invito a fare le vostre domande se ne avete. Cominciamo qui, nella prima fila. Good evening, Mr. Cetti. Thank you. Buon pomeriggio e grazie, sono Massimiliano e lavoro alla Asset Company a Milano. Due domande: che consigli darebbe ai politici italiani per ridurre esattamente la stessa cosa che succede anche da noi, perché la classe media qui da noi sta completamente sparendo? E un'altra cosa più personale: perché tutti gli indiani sono così intelligenti? Parla il CEO di Google, Bangal, perché dall'India arrivano tanti ingegneri così brillanti. Qual è il vostro segreto? Ma inizio con la prima domanda, che forse alla quale riesco a rispondere un pochino meglio. Allora, una classe media che scompare è un problema che esiste anche negli Stati Uniti. Io ritengo che alcune delle conseguenze sono ovviamente collegate all'aumento delle diseguaglianze e poi anche c'è un effetto sull'assistenza sanitaria nella parte più povera della popolazione. Forse vale anche per l'Italia quello che vediamo negli Stati Uniti. Ci sono varie soluzioni a cui si può pensare. Uno è innanzitutto come si combatte questa erosione della classe media. Spesso si parla di una maggiore redistribuzione, cambiare l'imposizione fiscale in modo da dare più sostegno a certe porzioni della popolazione. Negli Stati Uniti abbiamo visto che questo però non è molto popolare, anche se aumenta la diseguaglianza, cioè non c'è questo grande sostegno, diciamo, per un aumento della tassazione sui ricchi. Ho parlato prima del lavoro sulla mobilità sociale. Un'altra possibilità è dare migliore possibilità ai poveri per risalire la scala del reddito, per così dire, quindi migliorare le possibilità di garantire l'eguaglianza, quindi uguaglianza delle scuole, uguaglianza dei quartieri. Le aree locali sono molto importanti quando cominciamo a parlare di diseguaglianza, cioè come integrare le città, avere delle città veramente integrate in modo che i poveri vivano vicino ai ricchi, luoghi, non lo so, come San Francisco, come New York, in cui sembra che stare vicino a delle persone più ricche pare abbia avere un effetto benefico sulla salute, e questo dà anche maggiori possibilità di risalire la scala sociale. Ecco, quindi il vero problema è come dare alle persone la possibilità di risalire questa scala sociale. Questo sarebbe un ottimo modo per risolvere il problema. Sulla seconda domanda, ma lei ha scelto un gruppetto molto selezionato della popolazione indiana, quindi come in qualunque paese ci sono forti variazioni. Comunque, ovviamente, in India si dà grande importanza alla matematica, all'ingegneria, anzi è strano che io sia un economista. Tanti mi chiedono, ma lei perché non ha fatto il medico oppure l'ingegnere? Ma insomma, ingegneria e medicina ovviamente sono le cose migliori, poi l'economia, almeno per gli indiani, è un po' al secondo posto. Un'altra qui? Ok. Professor, hello.
Yes, can we hear it all right? Yeah. Yeah. So first off, innanzitutto congratulazioni, il suo lavoro è veramente fantastico. Comunque gli studi sul reddito, negli studi sul reddito alcune cose come la disuguaglianza, il capitale sociale sono in qualche modo correlate anche con la mobilità e qui ovviamente la variabile più importante sono i redditi più alti nel tempo, ma lei dice che l'aspettativa di vita è correlata sì ai redditi più alti, però i driver non sono esattamente lo stesso, insomma la segregazione o meno eccetera tra ricchi e poveri. Vorrei sapere lei cosa pensa di tutto questo, una bellissima domanda, cerco di riprenderla in questi altri lavori che abbiamo fatto dove andiamo a vedere le differenze di mobilità sociale, cioè per esempio la possibilità dei ragazzi di realizzare il sogno americano, cioè di risalire la scala, forte correlazione con i livelli di diseguaglianza, con la segregazione, tanti fattori, però non sempre con associazioni fortissime. La risposta è molto collegata esattamente a quello che ho detto, per cui il Sud, ecco, o meglio, perché il Sud sembra diverso per quel che riguarda l'aspettativa di vita quando consideriamo il fattore reddito. Se pensiamo semplicemente all'aspettativa di vita media, troveremmo esattamente lo stesso tipo di correlazioni, cioè i luoghi con più disuguaglianze, con più segregazione, questi hanno dei livelli più bassi di aspettativa di vita, ma il meccanismo è sempre attraverso il reddito. Un po' riprendiamo gli studi iniziali, cioè questi luoghi hanno più persone a basso reddito, probabilmente forse perché c'è meno mobilità sociale, come dicevamo in lavori precedenti, però siamo concentrati sull'aspettativa di vita correlata a un basso livello di reddito. Allora come lo interpretiamo questo? Allora il fatto di essere povero è collegato all'aspettativa di vita, ma sembra comunque che il fatto di essere povero sia fortemente collegato a una riduzione dell'aspettativa di vita. Un'altra domanda. Il primo grafico che lei ha fatto vedere, la correlazione tra distribuzione del reddito e aspettativa di vita, quello che mi ha più colpito, lei l'ha anche rilevato, è questo 0,2% più in alto, vivono un pochino più a lungo del 0,1 più in alto, insomma, però come si fa a dimostrare che queste persone, proprio i super ricchi, possano comprarsi qualche cosa che li fa vivere più a lungo di quelli già normalmente ricchi? Che ipotesi fa? Ma sembra essere vero, ho fatto vedere questo grafico, l'1% più in alto, l'1% più ricco, quelli che fanno 5 milioni rispetto a 1 milione, quelli con 5 milioni vivono un pochino più a lungo di quelli che fanno 1 milione l'anno, quindi non sappiamo esattamente perché. La spiegazione potrebbe essere che ci sia un terzo fattore che riguarda sia il reddito che forse qualcos'altro. Sono state studiate queste cose da economisti che si occupano di salute, lo stamina proprio, la forza, stamina, quelli che hanno questo stamina, questa energia in un qualche senso che permette loro innanzitutto di arrivare al massimo di reddito, ma contemporaneamente li fa vivere più a lungo, proprio una forza interiore. Forse questa è una delle spiegazioni possibili, purché e non il fatto che i soldi ti permettano di comprarti degli anni di vita in più, soprattutto nelle fasce più alte del reddito. Avete altre domande? Allora, ne voglio fare una io al professore, allora. Ecco, lei ha parlato, rispondendo proprio a una domanda, del fatto che è molto importante fare in modo che ci sia un recupero della diseguaglianza delle fasce giovanili. Nelle statistiche italiane invece vediamo che questo rappresenta proprio parte del problema, perché non solo aumenta la diseguaglianza, ma aumenta la diseguaglianza per i più giovani, cioè per i bambini, per esempio. Nelle categorie che vanno dai 14 ai 20 anni si è visto che è molto più difficile per un bambino italiano, per esempio, risalire la scala sociale rispetto anche a un bambino francese. Quindi ci sono delle politiche differenti anche in campo europeo. Allora, io mi domando, il nostro è un paese che è caratterizzato da una spesa pubblica impegnata soprattutto sulla previdenza e sulle pensioni.
Lei, secondo lei, come andrebbe cambiato, come si potrebbe cambiare la definizione di questa spesa pubblica? Come potrebbe fare un paese come il nostro, che comunque ha un invecchiamento sempre più veloce, una denatalità ormai spinta, a invertire questo passaggio, questa diseguaglianza in aumento fra appunto le popolazioni minorili? Right, so... Ma la disuguaglianza in Italia pare che stia aumentando tra i giovani, forse più di quanto non avvenga in altri paesi. E c'è anche il fatto che i giovani devono pagare sempre di più per sostenere gli anziani, per sostenere le pensioni. Ma questo ci fa tornare a una delle domande iniziali: cosa si può fare per combattere la disuguaglianza? Innanzitutto la redistribuzione del reddito, questa è una delle possibilità, e poi creare più possibilità per risalire nella scala sociale, per esempio investire nella qualità delle scuole pubbliche, per esempio, soprattutto nelle aree che al momento non hanno delle scuole particolarmente buone, oppure ancora uno sforzo di questo tipo. Negli Stati Uniti, per esempio, ci sono dei voucher proprio per la casa, quindi le famiglie a reddito più basso sono aiutate per vivere in quartieri un po' migliori. Non so se in Italia ci sia qualcosa di simile, cioè cercare di fare un grosso sforzo per aiutare le persone con i redditi più bassi a vivere in quartieri migliori, e ci sono delle prove che tendono a dire che questo può avere un impatto sul reddito e sulle possibilità dei giovani, e quindi e forse anche possibilità di sostenere meglio gli anziani, perché a quel punto i giovani avrebbero dei redditi più alti, affrontare così il problema delle disuguaglianze e anche i risultati a livello di salvaguardia della salute, cosa di cui abbiamo prima parlato. Un'altra domanda che volevo fare, a meno che non ci siano altre domande dal pubblico: le sue argomentazioni che spazio trovano nella campagna presidenziale? Mi pare di aver letto appunto che sicuramente c'era un interesse nelle sue teorie, sia chiaramente dalla Hillary Clinton, ma anche in Joe Bush all'inizio, il candidato che si è ritirato. Dubito seriamente che Donald Trump sia interessato a questi argomenti. Però volevo appunto visto in questa ferocia che sta dominando la campagna americana, dove ci sono contrapposizioni sempre più forti, c'è ancora spazio per queste argomentazioni? Yes, so. Ma sì, certo, con Hillary Clinton ho parlato a lungo, e comunque con l'amministrazione democratica attuale, e ovviamente loro vogliono cercare di capire come utilizzare tutti questi dati per portarli in politica. E ho anche lavorato con Paul Ryan, che è lo speaker del Parlamento, è un repubblicano che ha un grande interesse a usare questo tipo di lavoro per tradurlo in politica, ma la campagna repubblicana è andata in un'altra direzione. Io non sono stata a chiacchierare con Donald Trump, non so chi l'abbia fatto nel mondo, diciamo, dei pensatori economici, poi staremo a vedere quello che succede. Io ritengo che molti di noi siano preoccupati veramente del futuro, ecco, questa analisi basata sull'evidenza, e usare proprio le evidenze per realizzare delle politiche economiche. Se si tratterà dell'amministrazione Clinton, sarà molto simile l'impostazione a quella che c'è stata col presidente precedente. Con Trump nessuno sa veramente cosa succederà. Ci sia il rischio che Trump diventi il prossimo presidente degli Stati Uniti d'America? So I don't have any special insight into that beyond, you know, looking. Ma io non ho la sfera di cristallo. Ci sono le statistiche, ci sono i poll. Sembra che questi poll cambieranno probabilmente, però non si sa mai. Sapete che il risultato elettorale è quanto di più sorprendente ci sia. Aspettiamoci grandi sorprese. Just one small point, I think, on the relationships that we are showing. Allora, nelle relazioni che lei ha mostrato c'è una forte non linearità verso il basso, in basso.
un'aspettativa di vita di 5 anni che è spiegata col 2-3 anni, diciamo, con l'1% più in basso. Andando a vedere le correlazioni tra i poveri, uno guarda il quartile più in basso, però se uno lascia perdere l'1% più basso, sì, sicuramente lei l'ha fatto, ero interessato molto alla caratteristica quantitativa, perché da un punto di vista politico è importante, se uno si vuole rivolgere al quartile più basso o all'1% più basso. Sì, lei ha ragione, il gap, il divario tra l'1% più basso e l'1% più alto è 15 anni, c'è poi questo crollo in basso, però se si guarda il quarto percentile e il punto più alto è comunque di alcuni anni la differenza. Quello che potrebbe accadere, soprattutto per i maschi, è ad esempio il fatto di stare in carcere. Chiunque stia in carcere, che è una grossa fetta di cittadini americani, ahimè, e li abbiamo inclusi nei nostri dati. Le persone in carcere sono o in difficoltà di qualche tipo, hanno un'aspettativa di vita più bassa, perché... E per avere un reddito basso di solito tocca essere o senza tetto o carcerati, eccetera. Lì l'aspettativa di vita è bassa, ma come dice lei probabilmente ci sono altre questioni che entrano in gioco, non solo rispetto ai poveri americani che comunque hanno una casa e che vivono tra virgolette più o meno normalmente pur avendo un reddito piuttosto basso. Tre brevi domande. Allora, la cifra 40, per quelli che vivono 80 anni, lei ha studiato i quarantenni. Seconda domanda. C'è un'importanza, anziché scegliere il luogo dove uno vive, il luogo dove uno è cresciuto, ad esempio, i primi 20 anni della propria vita hanno poi un impatto sulla durata di vita. E terza cosa, lei ha parlato del reddito del nucleo familiare, però anche il quartiere, la zona dove uno vive e ad esempio la bassa criminalità, la zona di Detroit, non so, per me da italiano penso che lì ci sia un tasso di criminalità piuttosto alto a Detroit, e entra in gioco questo tasso? Ottime domande. Allora, primo punto, perché ho scelto l'età di 40 anni? Volevo misurare la relazione tra il reddito nell'età adulta e l'aspettativa di vita. Non si può misurare il reddito prima dei 30 anni, molti stanno ancora studiando, non lavorano, per cui non è una buona, non si può fare una buona misurazione. Tra 30 e 40, sì, avrei potuto cominciare da lì, però ci sono limitazioni dei dati ed è difficile andare indietro perché ci sono relativamente pochi dati e il tasso di mortalità tra il 30 e il 40 è così basso, si poteva anche cominciare, però alla fine ho pensato di scegliere i 40. Poi seconda domanda,